Calabrese presente, Chiavola presente, Jurato, Caruso presente, La Porta. La Porta? Assente. Ilardo presente, Gurrieri presente, Occhipinti presente, L'Alicata presente, Pasta presente, Mezzasalma presente. Ah, ecco, presente, Mauro presente, Criscione assente, Schinina presente, Antoci per il momento assente, Podimani, buonasera, assente, entra Criscione, presente, Sortino, presente, Battaglia, presente, Firrinceli, Zagami, ah, tutti scambiati, Buscemi, Galifi, presente, e Bitetti, assente. È entrato La Porta, è entrato Podimani. 18 presenti. Benissimo, colleghi, essendo un'attività ispettiva, chiedo a chi vuole intervenire si prenoti al tavolo. Prego, la collega Caruso, prego. Posso? Buonasera Presidente, Assessori e quanti siete presenti oggi in quest'Aula. Oggi desidero portare all'attenzione di questo Consiglio una questione che ritengo di rilevanza istituzionale. Come potete constatare, non mi è stata concessa, e utilizzo volutamente questo termine, la possibilità di presiedere questa seduta ispettiva, nonostante l'accordo verbale precedentemente stabilito con il Presidente del Consiglio Fabrizio Lardo. Mi sono state fornite delle motivazioni che fatico a comprendere. Vorrei ricordare a tutti che la figura del Presidente o del Vicepresidente del Consiglio Comunale non è una figura politica, ma istituzionale, eletta in questa Assemblea Civica da un organo democratico e pertanto al di sopra delle parti. Durante una comunicazione telefonica avvenuta questa mattina, il Presidente Lardo mi ha riferito testualmente: da uomo di maggioranza ho ricevuto l'input di condurre io il Consiglio Comunale di questa sera per via delle fibrillazioni all'interno della maggioranza. A questo punto sorge spontanea una domanda. Presidente, lei è il Presidente di tutto il Consiglio Comunale o solo della maggioranza? Desidero inoltre fare riferimento all'articolo 9,2 del regolamento del Consiglio e delle commissioni consiliari, che stabilisce chiaramente: è costituito l'ufficio di presidenza che risulta formato dal presidente e dal vicepresidente. L'ufficio di presidenza provvede a predisporre e coordinare. Consigliere La Porta, mi scusi, mi confonde. Grazie. L'ufficio di presidenza provvede a predisporre e coordinare gli affari da sottoporre al Consiglio Comunale e alle commissioni consiliari. In virtù di questo, la mia esclusione non solo è priva di fondamento, ma mina anche il corretto funzionamento dell'ufficio di presidenza stesso, che richiede la piena collaborazione di entrambe le figure previste. Ho più volte richiesto, attraverso il segretario generale, il dottore Valentino Pepe, e il suo vice, il dottore Lumiera, di essere messa nelle condizioni di esercitare appieno il mio ruolo istituzionale, tenendomi informata delle attività dell'ufficio di presidenza. I dirigenti, figure amministrative e non politiche, hanno sempre correttamente confermato che esistono le condizioni necessarie affinché io potessi svolgere il mio incarico. Ma questo mi è stato e mi continua ad essere impedito, tanto che mi è stato riferito dell'esistenza di una casella email istituzionale del vicepresidente, della quale però io non ho mai avuto le credenziali d'accesso. Non sono nemmeno certa che questa sia stata attivata, ed in tal caso rivolgo al Presidente la richiesta di informarmi in merito all'accesso a tali comunicazioni, su chi ha avuto e chi eventualmente continua ad avere accesso a tali comunicazioni. Durante le sedute che ho presieduto da Vicepresidente ho sempre svolto il mio compito con imparzialità e discrezione,
e senza mai oltrepassare i limiti istituzionali che il ruolo richiede. Chiedo quindi al segretario di mettere agli atti questo mio intervento e di trasmetterlo all'assessorato agli enti locali, unitamente alla parte di verbale interessata. Grazie, buonasera. A lei. Ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? Scusi Presidente, che ci dobbiamo riprendere. Una pausa di 5 minuti perché qui siamo un attimino. No, io non ho nulla da dire. Non ho nulla da dire. Prego, il collega alla porta mi ha chiesto di parlare. Prego, prego. Presidente. Ah, sì, sì. Non ho capito. No, il collega alla porta mi ha chiesto un suo intervento, Presidente. No, non ce ne sono interventi da parte mia. Assolutamente. Pensavamo che lei avesse qualcosa. Sì, ma lei che non dice niente, però. Vabbè. Vabbè, interverrà. Dovrebbe intervenire, Presidente, su questa questione. Ma che non vuole riflettere, intervenire. Guarda, facciamo una pausa. Una sospensione. Allora posso? Grazie Presidente, Sindaco, Giunta, colleghi consiglieri. Qua sono rimasti tutti a bocca aperta, ma io già lo sapevo. Ma sì. Cioè, in base a un percorso che c'è stato in questi mesi, no? Dove alcuni consiglieri, non, almeno è evidente la cosa, no? Non fanno più parte della maggioranza, no? L'unica cosa che io al loro posto, no? Mi dichiarerei all'opposizione per un po' di dignità politica, no? Rimanere sospesi in aria, no? Fa male alla città perché si gioca con due mazze di carte. Siamo della maggioranza, però facciamo interpellanze, atti di indirizzo, interrogazioni, cose che in politica non si fanno in aula. Ve lo posso garantire, si fanno nella stanza dei bottoni, e quando la stanza dei bottoni risponde picche, e allora uscite dalla maggioranza e passate, guarda, ce n'è posto uno, maggio due, tre e due, cinque, ci sono. In una situazione del genere il consigliere vicepresidente, no, che si lamenta che no, non gli date spazio, non gli date spazio affinché doveva oggi, a me l'ha detta sua, condurre il Consiglio Comunale. Ma dove è scritto? Ma dove è scritto? Allora, ma che se ne è andata, scusa? Non c'è la consigliera? No, se no non sarei stato così... Vabbè, viene registrato, poi se lo ascolto. Allora, caro Presidente, Sindaco, Giunta, no, Sindaco, lei... deve prendere una decisione. Noi abbiamo subito le facce rosse, come si chiamano? Le frecce rosse, come diciamo? Come? Soccorso rosso. Mi sembra in un atto importante siamo stati presenti, no? Per il bene della città, senza pretendere niente. E neanche oggi col mio intervento qua io vengo a reclamare qualcosa. Però un po' di dignità è dentro questo consiglio, qua lo dobbiamo dare, un po' di dignità politica, no? È stata eletta con i voti della maggioranza. Io mi ricordo tanti, forse anche il presidente, l'assessore Iacono se lo ricordo. Io mi ricordo quando al consiglio di quartiere a Marina, tanti anni fa, quando lei ancora era in Forza Italia, io ero nell'UDC, no? Il presidente era la Margherita. Io sono stato eletto presidente con i voti della sinistra, no? Poi qualcuno mi ha detto: ti devi dimettere, no? Ma dimettere di che cosa? Non è che mi avete votato voi, mi ha votato un'altra parte politica. E quindi andiamo avanti così. Oggi una situazione del genere si deve correggere, caro sindaco. Cioè, non si può rimanere in queste condizioni.
vedere magari, ecco, l'esternazione della consigliera. No. Scusa, ma la dignità dov'è? Se ne vada, è stata eletta con i voti della maggioranza, venga qua e fa opposizione con noi. Mi sembra che l'hanno fatto, ci sono altri consiglieri. Chiudo la cosa, io l'ho detto, sta a voi. Certo, rimanere così è una cosa, no? Che lascia il suo tempo. Allora, rientriamo in argomenti più importanti di questi. Assessore D'Asta, io stamattina sono stato al CCR di Marina di Ragusa. Lei circa un mese e mezzo fa mi ha detto che stavano facendo lavoro. Là lavoro non se ne è fatto neanche una virgola. Ma cosa dobbiamo combinare? Dicembre, lei ha detto a dicembre si apre. Ma cosa dobbiamo fare? Io ho mezzo garage che devo smaltire, no? Di ingombrante, cosa facciamo? Li vado a buttare in piazza? E così come sono io, ce ne sono tanti, aspettiamo a dicembre, ma se ancora non hanno iniziato nessun intervento, sono stato là, ora poi me lo dice, su quale base lei mi dice a dicembre verrà aperto, no? Quello di Ragusa è stato aperto, qua manco per una c'anno sarà. Ma dove sono? Che tipo di interventi si devono fare? Assessore, cioè, ci prende per rifonderlo, io stamattina ci sono voluto andare apposta. Dice, ma quali sono questi lavori che stanno facendo? Ma quale lavoro? Non hanno fatto nulla. E questa è una. Poi vediamo, è inutile che mi risponda qua, con i fatti. Si devono rispondere con i fatti. Poi ho letto che ci sono delle asfaltature a Ragusa, assessore Giuffrida. Io le sollecito uno, ormai questa è storica. Guarda, la indovina lei se io gli faccio la domanda. Via Rimembranza. E poi, se non se ne è accorto, neanche io me ne ero accorto, no? C'è la continuazione strada comunale Gaddimeli, sarebbe quella prima di arrivare, sempre su via Rimembranza, che va a sinistra e scende fino alla rotatoria che poi immette nella zona di Santa Croce, contrade dove ci sono le vasche, non mi sto ricordando la contrada, sotto la masseria, in parole povere, l'ex masseria Corallo, ed è una strada là transitata da tir, macchine che poi là assorbe tutto il traffico che va ai gesuiti, no? Ci siamo capiti, si entra dalla strada di Santa Croce, si scende, anziché in direzione Marina, sul lato destro. Quella strada è stata già acquisita dal comune da circa 4 anni, infatti è strada comunale Gaddimeli, ci sono le tabelle, una all'entrata e una all'uscita. Io vi chiedo di attenzionare, non sono solo queste, ce ne sono altre, assessore, ne abbiamo parlato, no? Di attenzionare questi, perché là è il transito che va da Gesuiti, Santa Barbara, quelli che durante l'estate vogliono evitare di passare dal centro, c'è quella circonvallazione che è molto trafficata. E in più, come ho detto poc'anzi, ci sono dei tir che vanno nelle aziende agricole che si trovano là, piena di buchi e tutta sconnessa. Quindi facciamo l'intervento là, sistemiamola, come abbiamo sistemato via Porto Venere, no? Via Porto Venere, bene o male una cosa. Poi c'è via Meraglio Rizzo che è nausea da attenzionare, visto i lavori che ci sono. Penso che verrà asfaltata per intero questo. Poi l'ultima cosa, ma non è un'esternazione mia questa qua, me l'hanno detto, me la dico, ma ogni volta che io scendo in piazza, specialmente in questo periodo, no, dove manca una festa a Marina, l'addio all'estate, no? Io certe volte lì con i miei paesani, ma che festa era? Se nessuno è riuscito a mantenere un livello alto, è meglio toglierla, l'ho detto sempre, no? Si spendono soldi e basta. Si spendono soldi e basta. Né questa amministrazione né l'amministrazione precedente è riuscita a mantenere un certo livello.
ma non una festa che va a do boom, una cosa è finita. No, una volta sono partite queste feste qua, io l'ho detto sempre, è partita in piazza da 4, 5 persone, 10 persone di Marino, qua a Mortadella, cioè qua, ma si è arrivato poi a un certo livello dove c'era una festa che durava 7 giorni, dal lunedì fino alla domenica, no? Nessuno è riuscito a mantenerla. Vabbè, l'avete fatto bene, non l'avete fatto? Io condivido, l'ho detto qualche mese fa quando è uscita questa notizia, però c'è un'altra cosa. La gente mi dice, ma perché il ragusano nel mondo che cos'è? Ormai non sanno chi premiare, non sanno, sono sperperi di soldi, tagliamo anche questo, con tutto il rispetto per i professionisti. Ragazzi, no, è così, poi ognuno si assume le proprie responsabilità, io la toglierei, perché sono soldi presi e buttati in aria, a come premiare? A cosa dobbiamo premiare? O commercialista, oppure chi deve suonare la chitarra? No? Ci saranno state nel tempo persone. Lavorano fuori, c'è mia figlia anche, qua l'informatore scientifico, la posso segnalare a qualcuno? No? È dal 2003 che è fuori. Ma non scherziamo, basta, tagliamo anche questo. Ibla Baschkes, avete lasciato Ibla Baschkes, parola si fa qua a Ragusa, Ibla. Doveva essere fatta là, mantenerla là, se eravate capaci. Quindi, allora, nessuno si offende, né il presidente di Ragusano nel mondo, però cioè, sono soldi che si spendono per premiare chi? Premiare chi? No? Poi tutto l'artista deve diventare un ragusano, uno ne scivo, uomo, l'altro, ma per ragazzi, ma... Scusate, c'è Salvatore Adamo, l'hanno premiato? Non lo so, è come sa, è il caro territorio. Penso che potrebbe essere premiato Adamo, no? Certe cose, no, siccome nessuno ha il coraggio di parlare, no? Si parla, si taglia, dell'estate si è tagliato, vabbè, ma sono stato d'accordo. Ma anche questi eventi inutili, cosa c'è? A chi dobbiamo premiare più? Ogni anno ne spuntano 10.000, poi tutte diventano ragusane. Scusate. Grazie Presidente. Grazie a lei, collega Laporta. Ci sono altri interventi? Collega Filingini, ma che sto di parlare? Facciamo parlare il consigliere poi di mani. Prego, collega poi di mani. Sì, salve. Grazie, signor Presidente. Un saluto a tutta la Giunta, al Sindaco e ai consiglieri. Volevo fare una domanda al Sindaco. In merito a una circolare che è arrivata oggi, che è arrivata un po' a tutti, perché vedo che è rivolta a tutti i sindaci, i consiglieri e i presidenti del Consiglio dei comuni siciliani, riguarda quella che è la relazione programmatica che si deve fare annualmente, praticamente che il sindaco deve fare sul programma che aveva fatto durante il suo programma alle amministrative. Siccome vedo, leggo qui che ogni anno a decorrere dalla data di insediamento, che è avvenuto, se non ricordo male, il 1 giugno del 2023, il sindaco presenta questa relazione scritta al Consiglio sullo stato dell'attuazione del programma e sulle attività svolte. Quindi volevo chiedere, è una dimenticanza? Perché poi si parla di sanzioni, no? L'1% su quello che per ogni mese di ritardo, quelli che sono i fondi regionali che la Regione manda ad esempio al Comune di Ragusa. È vero che poi più avanti leggevo che forse danno anche una tolleranza di 60 giorni, però già noi saremmo un po' oltre. Ora, no, in realtà non ho avuto il tempo di verificare diciamo quanti sono questi fondi che arrivano al Comune, però credo che siano delle cifre importanti, al di là del fatto che poi anche il 10% del suo... il 10%, vabbè, ormai l'ha portato molto in alto, quindi non è un problema. Però dico, siccome ci sono queste sanzioni, volevo chiedere appunto se cosa intendete fare a tal proposito. Grazie. Grazie a lei. Collega Firingieri, prego. 10 minuti a sua disposizione. No, quale 10 minuti? Grazie Presidente. 10 minuti c'aveva di... Sì. Buonasera Sindaco, Assessore.
Segretario generale, colleghi consiglieri, amici della Polizia Municipale, della stampa che ci guarda da casa e chiunque a vario titolo è all'interno dell'aula consiliare. Diciamo che la comunicazione della collega Caruso, che ci ha colto un po' tutti di sorpresa, la comunicazione naturalmente ha turbato un attimo l'avvio dei lavori, almeno personalmente mi sono sentito turbato, Presidente, ma mi creda, mi sono sentito turbato per lei, perché dalle dichiarazioni la Malfa, poverina, pure lei, la vicepresidente, la Ragnolo, e mi ricordo che c'è stato un periodo di vicepresidenze mai considerate, però se c'è una consigliera giovane, una consigliera che ricopre il ruolo naturalmente di vicepresidente, una consigliera che naturalmente appartiene ad un gruppo consiliare che è quello di Partecipiamo, e infatti a lei non mi rivolgo perché naturalmente è assente, naturalmente dalla sua dichiarazione apprendiamo che la mancata sostituzione oggi, perché ricordiamo, la vicepresidente sostituisce il presidente quando non c'è, ha potere sostitutivo, quindi se il presidente c'è è normale che ma lui non si infortuna perché sta attento, cammina con le scarpe antinfortunistiche, con l'elmetto, perché il suo è un ruolo difficile e quindi lo approccia con il massimo della prevenzione. Però naturalmente tutto questo non ci avrebbe assolutamente stranito se non fosse che la collega parla invece che il diniego avviene per delle fibrillazioni interne alla maggioranza, quindi la notizia sarebbe questa, che naturalmente veicola, circola un po' nell'aria. Da qualche settimana c'è un silenzio tombale su quelle che sono le attività di maggioranza e amministrazione, salvo ecco comprendere in ultimo oggi dalla dichiarazione della collega che riporta, e casomai sarà lei a doverlo smentire, che ci sono fibrillazioni interne alla maggioranza. Mi piacerebbe sapere l'assessore Iacono, naturalmente leader di Partecipiamo, cosa ne pensa di questo sbotto di una sua eletta nella sua lista. Mi piacerebbe conoscere il parere del capogruppo di Sortino di fronte a questa esternazione che naturalmente parla di una indifferenza istituzionale nei confronti di una iscritta al partito, alla lista civica di Partecipiamo, un'indifferenza istituzionale che naturalmente non è quella di oggi pomeriggio, visto e considerato che il Presidente è presente, ma addirittura di una mancanza di coinvolgimento, di una mancanza di comunicazioni istituzionali e quindi di una mancanza di considerazione. Non vorremmo mai pensare che si tratta di una mancanza di considerazione in quanto donna, questo sarebbe grave, da parte di un'amministrazione che all'80% è costituita da uomini, e questo allora dovrebbe far sollevare le assessore presenti in giunta, e quindi questo sarebbe un ulteriore problema che oggi viene a galla e riferito dalla collega Caruso. Naturalmente di fronte ad un mal di pancia del genere ci saremmo aspettati che l'intervento si fosse concluso con: Presidente, agli atti il mio passaggio alle opposizioni, o comunque anche come dire, una dimissione dal ruolo. Però questo non c'è stato. Probabilmente la collega Caruso lascia una porta all'amministrazione, al Presidente, per poter rimediare alle mancanze che fino adesso ci è sembrato aver dovuto subire. Chiusa questa parentesi, che probabilmente poco importa alla città e incide poco nelle vite dei nostri concittadini, ma tant'è, facciamo politica, dobbiamo osservare e comunque commentare
anche questo tipo di esternazione. E passiamo a quelle che sarebbero invece appunto le questioni che riguardano tutti. Se parliamo, come? Sì, a 10 minuti, quindi si immagina, posso fare un incipit di 3-4 minuti e fare una conclusione anche di pochi istanti, perciò si immagina. Sa come tante volte ci si prepara e poi in un attimo, no? No, lo dico a lei perché. Allora, parliamo proprio con lei, assessore d'asta, di appalto per l'igiene urbana, perché si era prospettato un incontro con le minoranze che naturalmente noi poi in capigruppo, anzi in una chat, dove ci siamo le minoranze e i capigruppo con gli altri colleghi, si era prospettato questo incontro con le minoranze per parlare dell'appalto di igiene urbana. Ci era sembrato strano, è stato il primo, il collega del PD, il capogruppo calabrese, a parlare, a richiedere un incontro diciamo allargato, istituzionale, a tutte le forze politiche, non riservatamente alle minoranze, proprio per parlare di quello che sarà l'appalto per l'igiene urbana, che impatterà naturalmente, o speriamo agevolerà, migliorerà il rapporto tra i cittadini ragusani e il rapporto e la raccolta differenziata, la serbatura degli sfalci in giro per Ragusa e tantissime altre cose che naturalmente vi saranno comprese. Avendo richiesto un incontro istituzionale, ecco, noi avevamo riportato la richiesta all'interno di un alveo istituzionale, non abbiamo, e quindi o in una capigruppo o in un'apposita commissione, visto e considerato che l'atto dovrebbe, e dico oggi dovrebbe, alla luce delle dichiarazioni che sono state rese, delle ipotesi che abbiamo assunto nella capigruppo su un potenziale addirittura atto gestionale che non dovrebbe assolutamente neanche passare dal Consiglio Comunale. Quindi su un atto che potrebbe passare dal Consiglio Comunale sarebbe stata anche opportuna, prodromica, una commissione che naturalmente trattasse il tema alla presenza di tutte le forze politiche rappresentate in tutte le commissioni e ovviamente con il dirigente, ma almeno per comprendere, per conoscere il testo, perché ad oggi, ancorché si tratti di una bozza, ancorché ancora il testo non sia definitivo, in tanti hanno ricevuto la bozza dell'appalto, per il nuovo appalto per l'igiene urbana, ma ai consiglieri comunali non è arrivato niente. Io nella mia mail, caro assessore d'asta, istituzionale, perché stasera stiamo facendo un discorso molto sui rapporti istituzionali di questa amministrazione con il Consiglio Comunale, non ci ritroviamo niente, ancorché fosse una bozza, penso proprio per poter arrivare tutti più pronti, più preparati, con le idee più chiare, con i suggerimenti più opportuni a questo tipo di impegno che la città, ricordiamolo, prenderà per i prossimi 7 anni, e ricordo e faccio presente, proprio per i rumors che si sentono, che dovrebbe non passare dal Consiglio Comunale, stiamo parlando di un atto che comunque impegna delle somme, sindaco, impegna delle cifre, e il Consiglio Comunale è chiamato a impegnare somme quotidianamente, no? Ogni qualvolta parliamo di impegni di spesa, mi stupirebbe il fatto che questo oggi non avvenisse proprio per un appalto che appunto impegna la città per 7 anni e che ovviamente impegnerà delle somme che al momento non conosciamo, perché non conosciamo i termini di questo bando, di questo capitolato d'appalto. Quindi chiederemmo ufficialmente, anzi chiedo ufficialmente a nome del mio gruppo ovviamente, poi i colleghi eventualmente se vorranno faranno altrettanto, di avere un incontro o in una commissione o in una capigruppo istituzionale per discutere con il dirigente e quante hanno parte in questa circostanza. Vedo il dottore Spada, ufficio contratti, quindi sono dell'opinione che anche lui sarà della partita in questa circostanza, e il segretario generale, insomma tutti gli attori che ovviamente sono opportuni a parlare
di questo atto, perché quello stop ci sembra proprio quasi uno sgarbo alle minoranze, perché non si è fatto, come vi dicevo io, cioè un incontro informale non si fa proprio, non si ragiona così, a meno che l'iniziativa non sia sua, ma allora a quel punto ci dirà lei che non è stato lei a dire no, secondo me non è opportuno avere incontri istituzionali. Detto ciò, credo che, insomma, al di là dei 10 minuti, oggi ci siamo intrattenuti abbondantemente su questi due temi, di cui ritengo quest'ultimo essere affrontato in maniera più collegiale. Grazie. Grazie a lei, il collega Mauro. Grazie Presidente, un saluto ai presenti, al Sindaco. Il 6 di settembre ho depositato un'interrogazione a mezzo della quale ho formulato 23 quesiti in ordine alla procedura di affidamento della gestione del castello di Donna Fugata. E giusto qualche giorno fa ho ricevuto un riscontro dall'amministrazione, la quale ha fatto un excursus di carattere generale su quello che è il partenariato speciale pubblico-privato, senza però entrare nel merito di quelle che erano le domande formulate. E la cosa divertente è che questo documento altro non è che un copia e incolla di uno dei tanti documenti che si possono trovare sul web sul partenariato speciale pubblico-privato, e che guarda caso io avevo anche già studiato e consultato prima di depositare questa interrogazione. Ecco, ancora una volta, di fronte a delle problematiche importanti, tecnicamente complesse, ecco che l'amministrazione offre delle risposte lacunose, fuorvianti, oscure, un po' come i tratti di questa vicenda, perché diciamocelo chiaramente, Sindaco, lei ad oggi non ci ha mai fornito una spiegazione accettabile sul perché lei abbia favorito un avviso pubblico così importante nel bel mezzo del mese di agosto. Procedura legittima, per carità, che però è onestamente figlia di quella politica che lei tanto disprezza. E poi non posso non pensare ai numeri di questo castello. Siamo partiti che ci dicevate che produceva perdite per 300.000 euro l'anno. Poi avete ritrattato dicendo che arrivava a pareggio di bilancio. A seguito di un mio accesso agli atti abbiamo scoperto che l'anno scorso faceva 250.000 euro di utili, e da ultimo, con questa interrogazione, in risposta ci dite che ne ha prodotti 60.000 euro di utili. Ecco, una confusione incredibile che non sappiamo se è voluta o meno, ma che tanto ci dice in ordine alla poca chiarezza che orbita intorno a questa procedura. Poi anche le vostre difese sono abbastanza inconsistenti. Voi, per giustificare la bontà di questo procedimento, ci avete sempre detto che questa Civita spenderà 1,5 milioni di euro l'anno al castello di Donna Fugata, e questo favorirà un buon incremento del flusso turistico. Bene, entriamo dentro il business plan di questa Civita e ci accorgiamo subito che questo 1,5 milioni di investimenti annui non sono altro che spese correnti. Cioè, di questo 1,5 milioni solo 700.000 euro sono costo del personale, e poi in mezzo abbiamo luce, utenze, il giardinaggio, eccetera eccetera eccetera. A fronte di questo noi però stiamo mantenendo le spese più importanti, quelle di la manutenzione straordinaria, nonché anche lo smaltimento dei rifiuti. E poi andiamo a vedere questo incremento che è previsto. È soltanto del 5% l'anno a partire dal quarto anno. Poca roba, direi. Quindi ricapitoliamo un attimo. Noi stiamo concedendo a dei privati per 20 anni a soli 30.000 euro l'anno un castello che è in perfette condizioni, mantenuto, sul quale sono stati spesi milioni di euro negli ultimi anni, il tutto per ottenere un lieve incremento in termini di flussi turistici che onestamente è possibile che saremmo riusciti anche noi con l'attuale gestione. E poi, per aiutarli un altro pochino, ci accolliamo le spese dello smaltimento dei rifiuti che produrranno loro.
Se questo è perseguimento di interesse pubblico, io ovviamente alzo le mani. Poi, dopo questa narrazione, voi vi difendete ancora dicendo vabbè, ma tanto è un semplice avviso pubblico, nella fase negoziale poi volendo potremo modificare tutto. Ma questo è un controsenso, perché se voi avete ottenuto questa proposta, avete aperto la procedura, vuol dire che questa proposta vi andava bene. Perché mai dovreste modificarla in fase negoziale, laddove non ci fossero altri partecipanti? E d'altronde non bisogna essere degli operatori del diritto per comprendere che una ingiustificata variazione delle vostre idee, di quelle che sono i principi originari, esporrebbe il comune ad una responsabilità nei confronti di questa società. Mi sembra ovvio. Sindaco, in virtù di questi fatti e anche di tanti altri che ora non sto qui ad elencare, visto che voi come al solito decidete di andare dritto senza voler scendere nel campo del dialogo, noi stiamo valutando insieme ad altri cittadini di impugnare questo avviso pubblico davanti al TAR, perché lo riteniamo fallace dal punto di vista procedurale, ma anche perché dal nostro punto di vista non persegue alcun interesse pubblico. Grazie. Grazie a lei, consigliere Mauro. Ci sono altri interventi? Il collega Chiavola, prego. Grazie Presidente, signor Sindaco e colleghi presenti in aula. Ci è dispiaciuto quanto abbiamo visto oggi, che si ricollega un po' a quello che è successo qualche settimana fa, quando alcuni consiglieri sono stati tra virgolette costretti a ritirare un atto di indirizzo e poi qualcuno ha giustificato che era tutto chiarito, qualcun altro non ha giustificato nulla, insomma pare che siano stati redarguiti da qualche assessore. Qualcuno di loro ha detto che ripresenteranno l'atto di indirizzo, non lo sappiamo. È stato un episodio un po' triste per quanto riguarda la democrazia di quest'Aula. Come triste è l'episodio manifestato oggi dalla Vicepresidente del Consiglio, che si è sentita esclusa, messa di lato nel suo ruolo, lo ha detto chiaramente. Ora, io non so quali sono le motivazioni per cui lei è stata esclusa, perché lei ha deciso di escluderla. Se lei ritiene di volerle dire queste motivazioni qui in aula, le dirà; se non ritiene, non le dirà. Probabilmente alla suddetta avrà spiegato quali sono queste motivazioni. Fatto sta che sono anche questi malesseri all'interno della maggioranza che sono palesi ed evidenti. Abbiamo visto già da tempo come alcuni consiglieri della maggioranza, pur tenendo un linguaggio nel comportamento, che è quello di rimanere nel proprio banco e rimanere nel proprio gruppo consiliare, non sono più nella maggioranza. Questo linguaggio lo ha rotto solo il collega Zagami, che da qualche tempo non siede più nella stessa sedia. Nei nostri comportamenti c'è un linguaggio, lo sappiamo tutti, no? Nel gesticolare, nel modo come si parla, nel modo come si espone, e probabilmente questo linguaggio è quello che si vuole anche trasmettere agli altri, pur non facendo parte della maggioranza. Alcuni di loro hanno dichiarato che non sono più nelle chat della maggioranza, però mantengono lo stesso posto e soprattutto lo stesso gruppo consiliare. Certo, sarebbe sicuramente la cosa più opportuna uscire dai propri gruppi consiliari e dichiararsi indipendenti. Ci sarà anche qui un motivo per cui non lo fanno. Non vorrei, caro Presidente, che poi magari la costernazione della Vicepresidente, con un sussulto d'orgoglio fulminata sulla via di Damasco, potrebbe arrivare alle dimissioni dal ruolo. Questo ci dispiacerebbe molto. Speriamo non succeda nulla di simile. Passiamo a un altro argomento, a qualche comunicazione.
abbiamo, no, non vogliamo noi pensare motivazioni per cui questo avviene o no, ci mancherebbe altro. Comunicazione inerente a causa sicuramente del clima di questi giorni, si è creata un'emergenza sanitaria legata alla presenza delle mosche nelle zone rurali. Penso che le segnalazioni sono arrivate numerose. Qualche sindaco di qualche comune vicino addirittura ha pensato di intervenire con delle disinfestazioni. Allora, io ho fatto una comunicazione, come il mio solito, all'assessorato competente tramite email, ma è possibile fare un intervento di disinfestazione straordinaria a causa soprattutto della presenza notevole di mosche nelle zone rurali? Sì, la motivazione, la concimazione, tutto quello che volete voi, ma non possiamo aspettare che la situazione veramente degeneri. Mi arrivano delle foto di situazioni interne domestiche dove il numero di mosche è fuori dal controllo. Penso che ne sa qualcosa anche lei, meno quelli che frequentiamo di più magari gli ambienti rurali. C'è poco da fare, no, infatti un intervento di disinfestazione, se è possibile un intervento di disinfestazione, quantomeno nelle zone antropizzate, nelle zone dove le famiglie sono invase, lo sappiamo che la motivazione principale sono i concimi, la concimazione dei terreni e probabilmente il fatto che non è arrivato ancora il freddo e non ha piovuto, perciò se c'è la possibilità di intervenire qualche comune vicino, visto il post della sindaca di Modica, ha chiesto l'intervento all'ASP e procederanno a una forma di disinfestazione, per cui se ci possiamo anche noi accodare o fare qualcosa di simile per risolvere questa annosa ha chiesto l'intervento all'ASP la sindaca di Modica, ha chiesto tramite l'ASP, ho visto il suo post proprio pochi minuti fa. Un'altra comunicazione la volevo fare al vice sindaco in merito ai lavori del ponte Papa Giovanni XXIII, da tutti noi conosciuto come ponte San Vito. Quando si completeranno questi lavori di consolidamento e di manutenzione straordinaria del ponte, di manutenzione strutturale a tutti gli effetti, vice sindaco, e quanto tempo ancora verrà e perché non è stato previsto, a meno che non è stato previsto in un secondo momento, la sostituzione della ringhiera. Quante volte in passato, lei sa, abbiamo presentato atti di indirizzo in merito a quella ringhiera che non è adeguata ai tempi o quantomeno non è adeguata agli altri ponti, e lei mi ha risposto che non era possibile sostituire la ringhiera perché la nuova ringhiera avrebbe avuto un peso maggiore e strutturalmente non poteva essere contenuta dal ponte. Ora il ponte è stato manutentato, per cui sicuramente sono stati fatti gli interventi di miglioramento e di rafforzamento strutturale, perciò io sono convinto che una ringhiera più alta, anche meno pesante probabilmente, ma più alta, una sopraelevazione della ringhiera ai fini della sicurezza, penso che possa essere prevedibile. Un'ultima comunicazione la volevo fare in merito alle condizioni della SP76, la SP76 Torre Mastro Scalonazzo, assessore Gurria, lei la conosce quella strada, è piena di aziende, lei la conosce pure, assessore delle frazioni sicuramente, è piena di aziende agrituristiche, aziende agricole, ce ne sono 7-8 in un solo tratto di 4-5 km che collega Contrada Palazzola sulla Ragusa Mare con la SP60 Ragusa Santa Croce. È molto antropizzata, piena di aziende, piena di strutture ricettive, piena di alberghi, anche di hotel di alto livello, di agri hotel. E guarda, ho fatto delle foto in condizioni veramente allucinanti, a parte le erbacce, l'infestazione delle erbacce di cigli stradali, aspettiamo quando possiamo partire col bando, va bene, non la esco più questa discussione, però la discariche, è piena di discariche proprio che rendono la visita, soprattutto visto che ci sono tanti turisti alloggiati in quelle zone, veramente degradante, e non è un'immagine positiva che diamo del nostro territorio, perché abbiamo sì
la bandiera a spighe verdi, l'abbiamo messa a San Giacomo, e veramente nella zona di San Giacomo discariche non ce n'è, devo dirlo francamente. Però siccome la bandiera a spighe verdi vale per tutto il territorio comunale, non vale solo per la frazione di San Giacomo, è veramente spiacevole vedere la quantità di discariche che ci sono su questa ex SP76, però è strada comunale. Ex SP76 è strada comunale dal 2014, quando tutte queste strade ex provinciali passarono al comune con un atto del 14 dicembre 2014, lo ricordo bene. Un'ultima comunicazione in merito alle polemiche su Ibla Baskets, ci sono arrivate, io dico sempre sono gli organizzatori che decidono di fare Ibla Baskets da un'altra parte, sicuramente non è stata l'amministrazione, che poi magari il sindaco lo sapeva e non l'ha detto, ha fatto finta che questo lasciamo perdere, ecco, diciamo. Però sono gli organizzatori che decidono di non fare l'addio all'estate, e sono gli organizzatori che decidono di fare la Cusano del Mondo, quando se ne vendono non lo faranno, cioè non, se c'è un'organizzazione e decide di fare o non fare quella manifestazione, non so fino a che punto il comune può influenzare. Però, ecco, però vogliamo sapere, sicuramente l'ha chiesto qualcuno in maniera chiara, se il contributo per la manifestazione di Black Baskers, che era destinato proprio alla al fatto che la manifestazione stessa si svolgesse nel quartiere storico, nel quartiere barocco di Ibla, può essere o meno erogato, visto che si è svolto in tutt'altra location, anche se si tratta di centro storico. Perciò su questo il sindaco deve essere chiaro. È denominata i Blabaskers, gli hanno messo il nome sopra, l'hanno fatta nel quartiere, cioè, avranno avuto tutte le loro buone motivazioni, per carità, però il discorso del contributo vogliamo capirlo con esattezza, se può essere erogato lo stesso oppure potrebbe essere revocato per il fatto che non si è rispettata la location iniziale prestabilita per la manifestazione in Blabaskers. Presidente, io ho concluso. Grazie. Altri interventi? Collega Antoci, prego. Grazie Presidente, buonasera a lei, al Sindaco, alla Giunta e ai colleghi consiglieri. Io spero di farmi portavoce del sentiment dei colleghi della maggioranza, con cui, vista diciamo, la repentinità delle vicende successe nella seduta odierna, non ho avuto modo di confrontarmi, mi scuso se non dovesse essere così. Per tornare velocissimamente su quanto detto dalla collega Caruso, che peraltro non ho avuto modo di sentire perché ero momentaneamente fuori dall'aula, però ho capito il senso di quello che ha detto. Io, tra l'altro, ricollegandomi a quanto diceva il collega Firringeli, non lo so se era legittimo aspettarsi che concludesse il suo intervento dimettendosi dall'incarico di vicepresidente o dichiarando il suo passaggio alla minoranza. Credo che era sicuramente da aspettarsi che quantomeno rimanesse in aula per ascoltare il proseguo della discussione. Vorrei dire solo questo. In primo luogo, non mi pare che la collega Caruso sia stata esclusa da nulla, perché il vicepresidente è un incarico di supplenza della presidenza. Non mi risulta che sia scritto da nessuna parte che debba necessariamente presiedere un tot di consigli. Quindi parlare di esclusione, parlare di violazione di un suo diritto acquisito, mi sembra diciamo dire una falsità. Dopodiché io non sono il tipo che si nasconde dietro un dito. Abbiamo votato la collega Caruso noi di maggioranza all'inizio di questa consiliatura. Credo che nessuno possa dire di non aver notato nella condotta consiliare della collega Caruso, così come di altri colleghi, un cambiamento di atteggiamento, perché io sento da mesi, e lo sentiamo tutti, i colleghi di minoranza, la stampa, che parlano di fuoco amico, di consiglieri di opposizione che però
restano, continuano a rimanere in maggioranza, eccetera, eccetera. Dico, perché non escono dalla maggioranza non è una questione che riguarda me o che riguarda noi, sono fatti loro, ma che è chiaro che ci sia una condotta, un comportamento differente da quello che stiamo avendo noi, giusto o sbagliato che sia, che stiamo avendo noi consiglieri di maggioranza, questo mi sembra evidente sotto gli occhi di tutti. E l'ultima cosa che vorrei dire è questa: non è che è una punizione, io vi dico quello che infastidisce me. Il vicepresidente del Consiglio è la seconda carica più alta di questa assise consiliare. Il vicepresidente del Consiglio, in supplenza del presidente del Consiglio, ha lo stesso, dovrebbe avere lo stesso ruolo di garanzia e di rappresentanza istituzionale che ha il presidente. A me, se c'è un vicepresidente del Consiglio che nel legittimissimo esercizio delle sue facoltà consiliari decide di fare atti di indirizzo, interrogazioni, ok, ben venga. Mi ha disturbato vedere un vicepresidente del Consiglio far mancare il numero legale in commissione chiedendo di non essere sostituita. Mi ha disturbato vedere un vicepresidente del Consiglio allontanarsi dall'aula per far mancare il numero legale insieme alle opposizioni. Mi hanno disturbato atteggiamenti del vicepresidente del Consiglio che io ritengo, qua parlo a titolo mio personale, io ritengo lontani dal rispetto istituzionale di quest'aula. Quindi io non ho timore di smentita nel dire che personalmente, e spero di interpretare il sentimento dei colleghi, ci sentiamo decisamente più garantiti e tutelati nel vedere lì il Presidente del Consiglio come figura terza e imparziale rispetto al Vicepresidente del Consiglio. Poi quello che sarà, sarà, però io questo mi sembra un chiarimento che io mi sentivo di dover dare. Grazie. Grazie collega Antoci, grazie. Altri interventi? Prego, collega Calabrese. Si può presentare. Sì, presidente, grazie, sindaco, assessori, colleghi consiglieri. Oggi l'intervento della vicepresidente è un intervento importante dal punto di vista politico, che sancisce il distacco che c'è fra la maggioranza e la seconda carica del Consiglio Comunale, qualora ce ne fosse bisogno e necessità. Ma come diceva qualche collega che mi ha preceduto, forse è arrivato il momento che, io lo dico ogni seduta, ci sono i verbali che possono dirlo, che a fare chiarezza su tutto questo dovrebbe essere il sindaco. Anziché qua utilizzare il metodo del silenzio, stiamo tutti muti, no, fino a quando insomma non succede niente, facciamo finta che siamo in 17. Sindaco, è chiaro che lei deve comunicare alla città che la maggioranza oggi è fatta forse da 14 consiglieri. Ed è un dato politico importante avere perso 3 consiglieri comunali che sicuramente non sono invitati nelle vostre riunioni, non sono allineati con voi e quindi gioco forza, magari non fanno parte della minoranza, ma sicuramente non sono organici alla maggioranza. E la vicepresidente Caruso, se avete fatto questo accordo verbale dove lei aveva promesso di farle presiedere i consigli comunali, quelli meno importanti, tipo oggi dove ci sono le comunicazioni, e poi non lo fate, evidentemente non state rispettando i fatti. Quindi il fatto che abbia fatto l'intervento più o meno accalorato, tutto sommato ci sta. Come doveva starci, chiaramente, che doveva presentarsi il dimissionario in quest'aula, ma siccome il vicepresidente ha l'indennità, no, io lo dico chiaramente qual è il problema, no, automaticamente non lo farà mai. Quindi ognuno politicamente si assuma le proprie responsabilità e questa amministrazione è arrivato il momento di fare chiarezza. La circolare di cui oggi ci ha dato notizia il Presidente del Consiglio, la circolare 12 del 3 ottobre, ne ha parlato il collega di partito Peppe Podimani, è una circolare dove il sindaco dovrebbe aver già relazionato con la sua relazione annuale per dirci a che punto è la situazione, considerato il fatto che poi ci sono ammende del 10%, ma questo poco importa. La questione è che dopo un anno lei avrebbe dovuto venire in consiglio con una relazione. La domanda che io faccio
Esiste questa relazione, quindi se esiste questa relazione, prima che vado via, gentilmente chiedo all'ufficio atti consiglio di averne una copia, se già c'è questa relazione. Se invece la relazione la state preparando perché la Regione si è accorta di questo disguido e dobbiamo aspettare ora che la preparate, stasera ce lo dite, così prendiamo atto che qua siete troppo impegnati a litigare, perché di questo si tratta. Magari probabilmente avete fatto distrarre il sindaco sulla questione, che sicuramente non è di secondaria importanza, di comunicare alla città quello che avete fatto o forse non avete fatto in un anno. Ora, rispetto a tutto questo, chiedo, Presidente, prima ne abbiamo parlato in conferenza dei capigruppo, lei mi ha detto che la relazione c'è e io non ho motivo di non crederle. Posso avere copia intanto che io comincio a dargli un'occhiata, che io a capire le cose ci ufficialmente metto non è arrivata a ti consiglio collega, però io immagino che c'è. Ci sia, se la possiamo avere, così cominciamo a guardarla, perché io ripeto, prima che capisco le cose le devo leggere 2 o 3 volte, perché insomma ogni tanto comincio ad avere qualche difficoltà. Quindi. Castello di Donna Fugata, ne ha parlato il collega Mauro e io, siccome l'interrogazione che abbiamo fatto, l'accesso agli atti lo abbiamo fatto io, il collega Mauro, il collega Firringele, qualcuno ha ben pensato di rispondere con 20 pagine di relazione col copia e incolla a tutta una serie di situazioni che poco c'entrano con quello che fondamentalmente avevamo chiesto. Però vabbè, abbiamo letto, abbiamo perso un po' di tempo a leggere sul partenariato pubblico-privato. Oggi potremmo, se fosse materia universitaria, potremmo darci sta materia perché ormai la conosciamo, ma il dato importante è poi nel finale dove ci sono i numeri, e sui numeri, a parte il fatto fase pandemica e post pandemica, dove è logico che il Castello non poteva guadagnarci, no? Ma se prendiamo l'anno precedente con tutte le ristrutturazioni e quello che siamo riusciti a fare negli anni, ripeto, perché questo Castello comincia a essere ristrutturato negli anni in cui c'erano anche altri sindaci di diverso colore, di diverso colore non lo posso dire perché il sindaco Cassì non ha colore politico, lui è civico, quindi però c'erano sindaci anche politici che devo dire, ripeto, e per fortuna, ripeto, che ci abbiamo pensato sempre a dare una mano per la ristrutturazione del Castello. È chiaro che c'è un utile, è chiaro che c'è un guadagno, è chiaro che stiamo dando per 30.000 euro un maniero, un monumento, veramente un simbolo della nostra città, della nostra provincia, tant'è vero che qualcuno in provincia tramite trucchetti, prefettura, prefetto, questura, finanza, carabiniere, quasi quasi sta provando, speriamo che non ci riesca a metterci le mani sopra. No, così decidiamo, conferenza dei sindaci, mi pare che ora sta cosa un po', non se ne è parlato più. Il Castello è della città di Ragusa, io gliel'ho già detto, se c'è la necessità di fare quadrato noi ci siamo, perché il Castello è della città di Ragusa e lo dovrebbe gestire il comune di Ragusa. E noi del Partito Democratico, che il Castello l'abbiamo comprato con l'onorevole Giorgio Chessari quando era la Regione, ha procurato 1.050.000.000 di lire, ci teniamo particolarmente e diciamo che secondo la nostra idea, la nostra logica, abbiamo anche presentato un ordine del giorno, noi chiediamo al sindaco di ritirare questo partenariato e di lasciarlo nelle mani del comune, degli uffici comunali eccetera, perché vedete, non è vero che ci sono 60.000 euro di utile, perché quello che cerchiamo di non dire è il fatto che è vero che ci saranno 15 figure all'interno di questo organigramma che questo partner privato inserirà, ma è altrettanto vero che i 3, 4, 5 più giardinieri che ci sono, questi rimarranno in capo al bilancio del comune, quindi noi questi continueremo a pagarli. Quindi se sono 200-300.000 euro non penso che andranno con... Quindi questi dipendenti andranno a lavorare col privato. Voi direte alla dottoressa, non mi ricordo come si chiama, e agli altri dipendenti comunali, gli direte adesso lei lavora, anziché lavorare col comune di Ragusa, come hanno fatto tutti quelli di Bleacque che in massa si sono andati a lavorare con i Bleacque, io le dico che questi lavoratori, questi dipendenti, giustamente io non ci andrei a lavorare con... queste due società, con tutto il rispetto che posso avere per loro, io rimarrei a lavorare al comune. Quindi questi sono costi che comunque noi
avremo sempre dentro il bilancio del comune, e quindi sarà un costo per il comune. Questo significa che il privato, aggiungendo queste 2 euro in più a biglietto, già partirà con un utile che, a mio modesto parere, ragionieristicamente parlando, siamo oltre le 500-600 mila euro. Oltre le 500-600 mila euro. E lei si sta assumendo la responsabilità di regalare un gioiello, uno dei pochi siti attivi, a 2 privati, con un'offerta che chiaramente è tutta discutibile nei tempi, nella proposta, eccetera, ma che, ripeto, sicuramente non è l'interesse della collettività ragusana, perché il castello di Donna Fugata noi vogliamo che rimanga alla città di Ragusa e che rimanga con la gestione pubblica comunale. Non abbiamo la necessità di avere né questo partner privato né altri partner privati, questa è la nostra posizione. Sulla questione di Blood Basker, 30.000 euro, non so quant'è il contributo che gli stiamo dando, quelli che sono, quant'è? 25.000 euro, se li state prendendo dalla legge 61-81, andatele a vedere, non lo so, io non, no? Beh, allora ritiro l'osservazione, perché sennò abbiamo il problema, avendolo fatto al centro, che c'è l'80 e il 20 da ripartire. E un'ultima cosa, c'è la questione del piano regolatore generale. Noi lo abbiamo approvato, c'è un accordo politico. L'accordo politico che abbiamo portato avanti ha deciso determinate linee guida. Adesso c'è chi dice, lo verificheremo nei prossimi giorni, che tutti i consiglieri incompatibili ritorneranno tutti in aula. Ne abbiamo parlato oggi in conferenza dei capigruppo. È la linea che vorrebbe seguire, e abbiamo fatto bene a dire al Presidente di porre il quesito al Segretario Generale, è la linea che vorrebbe seguire il Segretario Generale. Noi stiamo valutando se c'è la possibilità di fare, nel caso in cui questo accada, perché questo potrebbe stravolgere il piano regolatore generale, un ricorso al TAR, lo verificheremo. Capiremo le osservazioni, se hanno pareri contrari o pareri favorevoli. Insomma, sul piano regolatore generale noi vorremmo che lo sforzo che abbiamo fatto, con tutte le ingiurie e con tutte le accuse, alcune gratuite, che ci siamo dovuti sorbire, non vorrei che poi alla fine l'atto che viene fuori ritorna a essere l'atto che inizialmente era stato portato avanti dall'amministrazione. Quello è un atto che noi abbiamo fortemente condizionato, e vogliamo quell'atto, visto che abbiamo messo la faccia e l'abbiamo votato assieme a un pezzo della maggioranza. Vice Sindaco, soprattutto parlo con lei, perché lei è l'organizzatore del piano regolatore generale, devo dire in collaborazione assieme a noi, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Un'ultima cosa, proprio perché io da anni gridavo come finisco piano regolatore generale, ci siamo, acceleriamo. Ma a tutto questo non dimentichiamo il fatto che ieri si sono spente le luci e questa è diventata di nuovo una città triste dopo 2 giorni di festa con un evento. E questa città triste, concludo, se non mettiamo mano a ripopolarla di gente attraverso un piano particolareggiato del centro storico, no? Che lei aveva detto ci stiamo lavorando, e quindi chiedo lumi se ci stiamo lavorando. Questo è un pezzo di città che sta morendo, è pieno di metastasi, e quindi dobbiamo mettere mano al centro storico. Come mettiamo mano al centro storico? Bene gli eventi, bisogna riportare la gente a viverlo, i ragusani a viverlo. Ci riuscite a farlo? Non lo so, io credo che con un buon piano particolareggiato noi siamo nelle condizioni di poterlo fare, quindi mettiamoci mano su questa cosa. Diversamente è inutile che piangiamo sul fatto di vedere il disastro che abbiamo qua sotto i nostri piedi, perché è veramente un disastro. E chi ha vissuto questa città negli anni d'oro e conosceva quel centro storico di Ragusa, oggi c'è solo da piangere. Grazie consigliere Calabrese, ci sono altri interventi? Prego consigliere Occhipinti. Grazie Presidente, un saluto al Sindaco, alla Giunta e ai consiglieri comunali. Indirettamente mi sono sentita chiamata in causa dal collega Firingieli, faccio parte del gruppo Partecipiamo e quindi sì,
faccio parte del gruppo Partecipiamo e quindi ha chiesto lei per... Sì, dico indirettamente mi sono sentita chiamata in causa. Lei, come ben sa, in qualsiasi gruppo formato da persone diverse che non ci si conosce possono capitare queste cose, ma io la domanda invece la rivolgo a lei. Voi prima eravate 18 al Consiglio Comunale, poi 5, adesso lei è da solo, ce le dirà lei le spiegazioni. Grazie Presidente. Grazie a lei. Ci sono altri interventi? No, 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 non è fatto personale, ma non è fatto personale, consigliere, appunto, perciò non è un fatto personale. E va bene, ma non è un fatto personale, grazie. Di nuovo. Consigliere, per favore, ma non è un fatto personale, non lo mettiamo in mezzo al segretario generale, ma non è un fatto personale, Dato. No, mi ha citato. Per favore, collega. Non avevo usato neanche i 10 minuti. Prego. Presidente, questa è una mancanza di democrazia. Benissimo, ci sono altri interventi, ecco. Con lei. Ecco, mancanza di democrazia. Se non ci sono altri interventi, può intervenire l'amministrazione. Chi chiede di parlare dell'amministrazione? Consigliere, assessore Massari, prego. Brevemente, anche se non sono stato direttamente interpellato, ma credo che il dibattito sul castello, sulla gestione del partenariato pubblico-privato sia un tema importante e che vada approfondito bene nei modi giusti. Mi dispiace che ogni volta che i nostri uffici rispondono vengono in qualche modo derisi dicendo che quello che viene dato come risposta è risibile e viene copiato internet, dalle ricerche che tutti fanno. E dispiace però poi che questa risibilità viene presa anche dichiarata come una ricerca già fatta sulle stesse fonti. Allora, al di là del fatto, noi dobbiamo confrontarci con quello che c'è scritto e se quello che viene indicato nelle risposte è qualcosa che ci aiuta a capire quello che si sta facendo. E poi sono legittime tutte le azioni che si vogliono fare, ricorso al TAR eccetera, e ognuno sa se è un soggetto che può ricorrere oppure no, o si trovano i soggetti che hanno capacità di ricorrere al TAR. Però dobbiamo anche andare a fondo alle cose, quello che è emerso nel dibattito, se no non usciamo dai luoghi comuni e dalla facile dichiarazioni che nel tempo abbiamo avuto, come quella di dire che il castello viene ceduto a 30.000 euro l'anno. Allora, se le cose devono andare avanti dobbiamo leggere lo sviluppo della discussione e credo che ci siamo resi conto che quella che abbiamo avuto sotto gli occhi è una proposta che viene da un soggetto privato che dà la propria indicazione sulla gestione del castello e sappiamo benissimo che nel partenariato pubblico-privato in realtà non esistono degli utili, ma gli utili sono soltanto investimenti che devono essere rimessi nell'oggetto, quindi questo dei 30.000 euro, dei 50.000 euro è un fatto superato per chi vuole leggere in modo oggettivo la situazione. Penso che l'incremento del 5% all'anno
dei visitatori non è una cifra minima e di poco conto. 5% l'anno significa avere nei 10 anni un aumento rilevante del turismo. E sicuramente nella riflessione che ha fatto l'amministrazione, i mezzi che può mettere a disposizione un partenariato sono superiori ai mezzi che in questo momento noi possiamo mettere a disposizione. Tenendo conto che sul coinvolgimento dei privati, credo che tutti siete d'accordo, tutti i gruppi, non è d'accordo? Allora, le volevo dire questo, consigliere Calabrese. C'è scritto da una parte questo: valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico della nostra città significa innanzitutto renderlo fruibile ed accessibile compatibilmente con le esigenze di chi sceglie Ragusa come destinazione turistica, stia attento, attraverso il coinvolgimento di operatori privati. L'amministrazione dovrà assicurare una più efficace gestione del castello e del parco di Donna Fugata, dell'auditorium San Vincenzo Ferreri, di Palazzo Cosentini, di Palazzo Zacco e dei nuovi spazi che saranno realizzati nell'ambito della nuova proposta culturale messa in campo. Sai chi ha scritto questo? Dove è scritto? È scritto nel programma elettorale che lei ha sottoscritto. Quindi vuol dire che lei condivide questo progetto, almeno che non ha letto questa parte del posto. Grazie. Grazie. Ci sono mi ha chiesto di intervenire intanto l'assessore Gurrieri, prego, l'assessore Gurrieri e poi l'assessore D'Asta. Grazie. Presidente. Grazie Presidente, consiglieri, assessori, sindaco, in merito alla questione centro storico, l'altra volta lei faceva riferimento, consigliere Calabrese, alla classe politica, lei ha detto che tutte le forze politiche che in passato si sono alternate in quest'Aula sono responsabili del decadimento del centro storico. Sono d'accordo con quello che dice lei, tant'è che io ci sto provando nel mio primo mandato di amministratore di assessore ad ovviare e a cercare di avviare un iter in controtendenza. Ora, tutto quello che è avviato per il centro storico di questa città, anche attraverso gli eventi, perché ovviamente le attività estemporanee come eventi non sono delle pillole che servono a diciamo sanare il problema creato negli ultimi 3 decenni almeno, però sicuramente sono delle occasioni per far accendere una consapevolezza nella cittadinanza dell'utilizzo degli spazi, perché se gli spazi non inizialmente non vengono vissuti attraverso le attività calendarizzate, il centro storico non viene sicuramente vissuto dal possibile residente, ma il centro storico passa dalla rigenerazione urbana di spazi pubblici e di edifici pubblici o parapubblici che è in essere, passa per l'incentivazione della residenzialità, passa per rimettere, come ho risposto l'altra volta, ma mi ripeto volentieri, passa per rimettere in campo dei contributi anche per il sostentamento dell'attività edilizia nel centro storico, quindi una serie di strumenti che per un master plan dedicato al centro storico avviato già da un anno con consulenti che ci affiancano per fare questo. Ma la risposta degli eventi è proprio quello che se la città si riappropria del centro storico, allora è questa la strada che dobbiamo percorrere. Ovviamente sono necessari gli strumenti urbanistici, gli strumenti del piano particolareggiato che sono obiettivi, però ci sono anche degli strumenti che già ci permettono di lavorare
sul centro storico. In merito alla questione, poi magari poi il sindaco aggiungerà qualcosa, entrerà nel merito, ma non c'è una situazione di centro storico, se questo è stato fatto in una parte o nell'altra. Guardate, questo fine settimana, se le vie dei tesori hanno raggiunto dei numeri record del nostro centro storico, e li stiamo proprio analizzando in questo momento, proprio come è avvenuto anni fa, la mattina Ibla, il nostro centro storico, grazie all'apertura del patrimonio ha raggiunto tantissime presenze, la sera lo ha fatto Ibla, e questo è l'obiettivo. Non dobbiamo continuare a dire del centro storico, il centro storico sotto i nostri piedi in che condizioni è. C'è stato un evento fino a ieri sera, cerchiamo di viverlo noi in primis, se no all'inversione di tendenza non ci sarà mai. Assessore D'Asta, prego. Sì, Presidente, un saluto a tutta l'Aula. Il consigliere Laporta di nuovo ripone il tema del CCR, che è un'articolazione importante per il nostro sistema di smaltimento dei rifiuti, e a breve la progettazione andrà in gara. Vuole sapere per cosa? Firrinceli, per quanto riguarda l'appalto dei rifiuti, per quanto riguarda l'appalto dei rifiuti, io avevo dato tramite il presidente del consiglio comunale, ho dato disponibilità per scusi, collega. Esattamente come il piano regolatore generale, credevo fosse importante avere una fase di ascolto preliminare a prescindere dal ragionamento istituzionale. È stato risposto al presidente che quelle rappresentavano delle riunioni tipo Carbonaro, e quindi a quello noi ci siamo rifatti, consigliere. Ora, se l'atto non arriva in consiglio comunale, sarà il presidente del consiglio comunale ad informarmi per quale motivo questo atto non arriva in consiglio comunale. C'è una lettera del segretario generale che argomenta punto per punto un atto che non deve andare in consiglio comunale. La mia disponibilità c'era, è stato risposto che come dire, c'erano dei movimenti carbonari. Noi cose carbonare ne facciamo, l'abbiamo fatto. Però, Presidente, io non posso consentire ogni volta questo. Per favore, per favore, infatti. Per favore, colleghi consiglieri, facciamo finire di parlare l'assessore D'Asta, che sta chiarendo alcune tematiche da voi poste. Quindi, prego. C'è stato un tentativo di approccio, di dialogo, di confronto. A quell'approccio sono state definite quelle proposte in una maniera che io non condivido, e quindi adesso sarà il Presidente del Consiglio Comunale a riferirvi di diciamo della situazione dell'ordine del giorno e di cosa prevede la norma, l'articolo 14 l'articolo 14 del decreto legislativo 201 del 2022. Rispetto alle mosche nelle zone rurali, consigliere Chiavola, il sindaco di Modica ha fatto il suo passaggio, lo faremo pure noi, sia internamente sia nei rapporti con l'ASP, in una sensibilizzazione rispetto, come dire, all'ente ASP. E sulla strada 76, le discariche, lei sa che sono un extra costo, non è nella prima, non è nell'ultima, spesso le facciamo togliere, poi dopo si riformano, e quindi su questo noi, come dire, non abbiamo fondi all'infinito. Detto questo, prendiamo in carico questa sua segnalazione. Sa che sulle erbacce in prospettiva noi metteremo dentro il prossimo capitolato del verde pubblico grande attenzione e dei fondi per quanto riguarda l'organizzazione di concerto con le aziende agricole, quindi su questo ci siamo confrontati. Lei si è fidato del fatto che noi questa cosa la faremo, e questa cosa la faremo. Quindi io su questi quattro punti mi sono sentito di intervenire. Grazie. Grazie a lei, assessore D'Asta. Vuole intervenire l'assessore Giuffrida, prego. Grazie, Presidente. Un saluto al sindaco, agli assessori, ai consiglieri e a chi ci ascolta. Intanto mi piaceva fare una considerazione in continuazione a quello che ha detto l'assessore Massari. In realtà oggi si critica
un bando che cerca di valorizzare il castello e renderlo sempre un luogo più importante, che crei sviluppo. Fino a poco tempo fa si criticava il castello perché invece non si cercava di valorizzarlo. Nei 5 anni precedenti vi ricordo che c'erano sempre critiche: ah, voi il castello lo considerate semplicemente un luogo che deve viaggiare da solo senza apportare una politica di sviluppo e di valorizzazione che porti a un aumento delle presenze turistiche a Ragusa. E si criticava che noi sul castello non facevamo investimenti. Oggi invece apprendo e sono contento che tutti i consiglieri ammettono che negli ultimi 5 anni il castello è stato oggetto di importanti interventi di qualificazione che l'ha reso quello che oggi è. Quindi ammetto e sono contento di vedere che c'è un totale cambio di rotta, e quindi quello che prima si criticava oggi diventa un qualcosa di positivo, e invece oggi si critica quello che invece prima si pensava che fosse giusto. Quindi questo è sul castello. Invece andiamo su quello che riguarda il piano particoleggiato, consigliere Calabresi. Io ho sempre detto e ho sostenuto che il piano particoleggiato è un piano che va a cascata fatta dopo il piano regolatore. Il piano regolatore è un piano sovraordinato, definisce i confini e definisce, diciamo, i contorni su cui bisogna intervenire. Sicuramente dopo il piano regolatore il piano particoleggiato troverà sicuramente uno studio più approfondito e apporteremo quelle modifiche che all'attuale piano particoleggiato servono. Ma mi consenta anche su questo, consigliere Calabrese, di non utilizzare demagogia. Cioè, noi il centro storico oggi è quello che è, per scelte scellerate che sono state fatte nel passato, scelte urbanistiche che hanno portato i residenti del centro storico ad abitare in periferia del centro abitato. Non dimentichiamo quello che è successo sul contorno del centro abitato, che oggi ha determinato fortemente un abbandono dell'edilizia residenziale del centro storico. Non lo dimentichiamo, consigliere Calabrese. Significa vivere in un altro mondo, e penso che lei viva a Ragusa, non penso che viva in un altro comune. Quindi piano particolareggiato lavoreremo, l'ho sempre detto, lavoreremo per diradare il centro abitato, creare spazi vuoti che rendano le abitazioni anche più confortevoli dal punto di vista abitativo alle nuove esigenze. Quindi cercheremo di fare uno studio del centro storico per le nuove esigenze abitative. Quindi diradare sicuramente sarà il termine e il sostantivo che utilizzeremo nella redazione del nuovo piano particolareggiato. Per quanto riguarda il ponte Giovanni Paolo XXIII, ricordo che è un intervento inserito all'interno del progetto di valorizzazione della vallata, un progetto che prevede una manutenzione straordinaria del ponte. È un progetto che prevede non solo opere strutturali ma opere di rifacimento del marciapiede, e in questo contesto la ringhiera subirà delle modifiche importanti, perché, come ho sempre detto, quel elemento che poteva essere un elemento anche che non riusciva a impedire un attimo sicuramente di disperazione di qualche cittadino, sicuramente dovrebbe e deve essere un elemento che invece scoraggi un gesto infelice. Quindi su questo l'ho detto più volte e lo faremo. Quindi si sta studiando l'intervento per aumentare l'altezza della ringhiera. Il fine dei lavori è come l'intervento del PNRR, questo diciamo il cantiere tutto durerà a fine 2025, poi ci saranno fasi in cui il ponte sarà libero, e ci saranno fasi in cui il ponte sarà di nuovo oggetto di lavori, probabilmente il ponte, i lavori saranno realizzati prima. Questo c'è un programma e l'impresa lo gestirà in funzione sia delle condizioni meteorologiche sia nella gestione intera del cantiere. Per quanto riguarda le asfaltature, consigliere La Porta, le ricordo che via Rimembranza è la via dove è nell'angolo dei Farescavi, e quindi
penserà l'Enel a riasfaltare come già ha fatto nella parte bassa della detta via. Grazie. Grazie a lei, assessore. Il signor sindaco, prego. Sì, grazie presidente, buon pomeriggio. Io intervengo, cerco di essere breve sulle questioni che sono state sollevate. Io volevo innanzitutto, non devo difendere io la rassegna Ragusani nel mondo né chi l'organizza, però oggi sono state fatte delle critiche molto precise, molto nette. Io mi sento di dire semplicemente che secondo me andrebbero rispettati un tantino di più coloro che organizzano questo evento, ma soprattutto mi creda consigliere, soprattutto anche coloro che sono beneficiari di questo premio. Io ho avuto modo di conoscerli tutti in questi 6 anni e vi posso assicurare che sono tutti estremamente contenti di ricevere premi, e sono tutte personalità che si sono distinte in giro per il mondo, e quindi francamente non devo difendere, ripeto, nessuno, ma la rassegna ha un suo significato, e se gli organizzatori, non il comune, ma gli organizzatori ritengono di andare avanti nell'organizzarla anno dopo anno, ci sarà una ragione. Sulla relazione, sì, abbiamo ricevuto questa circolare del 6 ottobre, se non sbaglio, quindi la relazione del 4 forse, vabbè, quei giorni lì, la relazione è quasi pronta, lo saprete, perché comunque deve fare un passaggio in Consiglio Comunale, lo farà nei tempi più brevi possibili, e quindi è in via di definizione. Si è parlato anche, non ricordo chi ha parlato, di Ibla Baskers, del fatto se il Comune ritiene di mantenere il contributo. Allora, io non so se avete avuto modo in questi 3 giorni di vivere la città come ho fatto io, alla luce di quello che è successo, se avessi dato ascolto alle pressioni che qualcuno mi poneva di revocare il finanziamento, credo che non sarebbe stata una buona scelta per la città. Io parlo della città nella sua interezza, io non faccio distinzioni tra quartieri della stessa città, tra aree della stessa città che si trovano a poche centinaia di metri di distanza, questo è bene ricordarlo, e quindi alla fine si è trovata una soluzione che penso che posso, alla luce di quello che è successo, posso definirla la migliore, cioè l'evento si è svolto a Ragusa Superiore con un successo straordinario, perché chi lo nega nega la verità dei fatti. Andando in giro per la città ascoltavo soltanto commenti estremamente positivi, col contributo che noi abbiamo mantenuto all'associazione, come è noto, perché l'abbiamo detto da tempo, si organizzerà l'associazione in questione organizzerà pomeriggio, sera, notte di Capodanno a Ibla, quindi ci concentreremo su Ibla e faremo in modo che sia una serata speciale, quindi non va perso niente, le risorse comunali sono state utilizzate secondo me raggiungendo gli obiettivi che intendevamo raggiungere. La questione del partenariato speciale, io oggi, mi fa piacere, si è ascoltato con interesse l'intervento dell'assessore Massari. Allora, secondo me ancora si fa fatica, e lo dico senza presunzione, perché non voglio essere presuntuoso, ma si fa ancora fatica, veramente una grande fatica, a capire e a comprendere bene l'essenza di questo istituto, che è un istituto diverso al partenariato ordinario pubblico-privato, è un partenariato speciale pubblico-privato. Non a caso nei programmi elettorali dei candidati l'idea di coinvolgere soggetti privati nella gestione di beni pubblici, soprattutto quelli di interesse culturale, era previsto in generale. L'assessore Massari ha evidenziato oggi qual era il programma anche del candidato Riccardo Schirinà, di cui fa parte il partito Democratico, ma soprattutto voglio dire che noi in questo modo cerchiamo di dare attuazione al principio costituzionalmente garantito di sussidiarietà orizzontale, cioè si perde di vista il fatto che il partner privato non ha uno scopo di lucro nel partecipare alla gestione di un sito di interesse culturale, ma deve, come è stato detto giustamente e opportunamente, reinvestire eventuali utili
nella valorizzazione e nella promozione del sito stesso. Lo dice la norma. Noi abbiamo ricevuto una proposta che non è che abbiamo accettato la proposta. La proposta era semplicemente conforme a quelli che erano i nostri obiettivi, a quello che era scritto nel documento unico di programmazione che è stato approvato da questo Consiglio Comunale. Quindi era un obiettivo strategico operativo di questa amministrazione. Questa proposta era in linea, conforme con gli obiettivi, fermo restando che, lo ripeto ancora una volta perché vedo che si fa fatica a comprendere questo principio, che dopo l'espletamento della procedura ci sarà un'azione successiva di negoziazione con il soggetto, i soggetti proponenti. Io continuo a sperare che ne arrivino altri, e quindi a quel punto si stipulerà, si abbozzerà un accordo di partenariato che ancora non c'è. Questo non c'è un accordo di partenariato e verrà sottoposto anche al Consiglio Comunale, quindi tutte le garanzie sono rispettate. Non c'è nessuna spesa per il Comune, è stato detto spesa, giardiniere, eccetera. Non si è capito bene, io insisto, non avete capito bene come funziona. Non ci sarà nessuna spesa per il Comune perché tutte le spese saranno a carico del partner privato, e c'è un investimento medio di 1,5 milioni l'anno, che non è soltanto pagamento di spese correnti, perché ancora una volta devo pensare che non è stato letto bene quello che è stato scritto, perché si parla di comunicazione, si parla di promozione, si parla di tutte quelle attività collaterali che servono per valorizzare il sito culturale, ma soprattutto, voglio dire, parlando di numeri, perché mi si contestano i numeri, però sui numeri credo non ci possono essere divergenze di opinioni, e evidenziando il fatto che la relazione che è stata presentata in risposta delle interrogazioni mi sembra veramente una relazione esaustiva e che tocca i vari punti, perché è anche stato opportuno che i dirigenti che hanno predisposto questa relazione si soffermassero sulla natura dell'istituto e sul suo funzionamento in generale. Però la conclusione numerica sulla quale sono aperte polemiche inenarrabili dice che i costi anche nel 2023, attenzione, nel 2023 è l'anno in cui c'è stato i massimi introiti rispetto agli anni precedenti, è stato veramente un balzo in avanti. Anche nel 2023 i costi, anche se di poco, hanno superato le entrate, perché quello che ancora vi ostinate a non considerare è che non vanno considerati soltanto i costi del sito Castello della Fogata, vanno considerato anche i costi, vanno considerato anche i costi di Palazzo Zacco, perché nel momento in cui il privato gestirà Palazzo Zacco, che ha un costo di 70.000 euro l'anno, i numeri sono qua, se aggiungiamo i 70.000 euro ai 570.000 euro si supera, anche se di poco, si supera l'importo che il Comune ha incassato, e sono i numeri, signori, bisogna saperli leggere. Allora io dico i numeri. Oggi Palazzo Zacco, ci sono dei dipendenti che lavorano a Palazzo Zacco che saranno a carico del partner privato. Come faccio a spiegarlo? Quindi altro che 30.000 euro, non c'entra niente. Si continua a fare confusione su questo argomento qua, che è fuorviante, è letteralmente fuorviante, senza considerare il ritorno che ci sarà in termini di ricadute su tutto il comparto turistico territoriale, dall'aumento dal miglioramento dei servizi e quindi dall'aumento auspicato di presenza, perché adesso si fa una stima del 5% in più, ma questo lo vedremo anno per anno, senza dimenticare, ancora una volta fate finta di non saperlo, perché non ci posso credere che non abbiate letto il funzionamento dell'istituto giuridico, che il Comune non perde la gestione del castello, ma la mantiene, una gestione flessibile, è una gestione condivisa, è una gestione che va aggiornata anno dopo anno in base a quello che succede, all'evoluzione dei fatti. Non è un partenariato ordinario, è un partenariato speciale a cui stanno facendo ricorso decine di comuni in Italia, tutti con la formula che abbiamo adottato noi, questa ascendente, quella della proposta ricevuta da un soggetto privato. Volevo dire poi, e finisco davvero, dico, ricorsi al TAR esposti alla Procura della Repubblica, perché mi risulta che c'è anche questo. Allora, signori miei, io da quando sono arrivato qui, già 6 anni fa, ma poi con un crescendo nel tempo, non faccio che sentire parlare di Corte dei Conti, Procura della Repubblica, ricorsi al TAR, eccetera. Ma lo vogliamo vedere? Cioè, c'è un provvedimento, c'è venuto fuori un provvedimento del TAR, una sospensiva, un rinvio a giudizio, cioè, oppure queste cose semplicemente si dicono
perché così dicendole si aumenta il pathos e si dà una connotazione, un'accezione continuamente negativa a tutto quello che si fa. Fateli questi ricorsi, fateli queste esposte alla procura, fateli, vediamo quando un giudice mi verrà a chiedere conto e ragione, ci difenderemo davanti a un giudice, ma parlarne continuamente, ma il ricorso al TAR. Consigliere Mauro, anzi avvocato, ma c'è un interesse legittimo violato da un soggetto? Io non penso che un consigliere comunale ha un interesse legittimo violato, cioè ci vuole un interesse legittimo violato, se no il ricorso al TAR chi lo fa? Ma come si fa? E allora, quindi, io dico, non limitatevi a dire le cose in modo che si crei questo clima di oscuratezza, come se ci fosse qualcosa da nascondere, eccetera, come se fosse qualcosa di illegittimo, violazione di norme. Vediamole, andiamo avanti, prendete tutte le iniziative che volete, ma credetemi, il principio di proseguire con il coinvolgimento di privati nelle forme previste dalla legge nella gestione di siti di interesse culturale è un principio che oggi stiamo adottando noi, ma io sono sicuro che chi arriverà dopo lo farà altrettanto e sarà sempre più, si andrà sempre più in questa direzione, poi lo vedremo. Grazie, non essendoci altri interventi, dichiaro chiuso il Consiglio Comunale odierno e augurando a tutti voi una buona serata.